Che cos'è? Sembrerebbe un grillo. Un attimo. Basandomi sul numero di friniti al minuto e sul microclima di questa camera, è un Ecanthus fultoni. Ah no, non te la faccio passare questa. Come caspita fai a stabilirlo con certezza? Sappi che nel 1890 Emil d'Holbert ha scoperto una relazione fissa tra il numero di friniti al minuto emesso dall'Ecanthus fultoni e la temperatura ambiente, una relazione ben precisa che non è presente nel comune grillo campestre? Come fai a conoscere la temperatura della camera? In base ai patti con il mio coinquilino, ho il controllo unilaterale del termostato fin dalla famigerata notte afosa del 2006. Senti, ammetto che avevi ragione a proposito di Wolverine e degli artigli ossei, ma questa volta ti sbagli di grosso. Ah, guarda, evita di metterti di nuovo in imbarazzo, la scienza finisce da sola. Battuta umoristica. No, non credo. Conosco troppo bene gli insetti. Praticamente ho trascorso l'infanzia a catturarli con i retini, a metterli in barattoli di vetro e a trapassarli con gli spilli per montarli su delle bacheche. E sotto ognuno mettevo un'etichetta che identificava il genere e la specie. In latino. Bello mio, credo che non troverai mai una Dea Shixa tutta tua. Ogni volta che lo ascolto sono più convinto. Ecanthus fultoni, il latino l'ho finito di studiare all'elementare. Senti, mettiamola così, sono pronta a scommettere quello che vuoi, che questo è un grillo campestre. Ti ruberei i soldi, non farlo. Spaventato come una gallina. A parte il fatto che non somiglio lontanamente a un uccello, sappi che raramente le galline provano timore. Anni fa, quando ero ancora piccolo, dal pollaio del mio vicino uscì una gallina che mi seguì fino al grande olmo davanti a casa. Ma le galline non si arrampicano. Grazie al cielo. Va bene, posso credere che una gallina ti ha spaventato. Ma la storia del grillo non sta in piedi, scommettiamo? Facciamo finta che ti assecondi. Quale sarebbe la posta di questa scommessa? Io ci metto il mio Fantastici 4 numero 48 con la prima apparizione di Silver Surfer. In cambio da te voglio Flash 123, l'incontro tra i Flash dei due mondi. Ah, d'accordo. Accetto la scommessa. E adesso? Come saprete chi ha vinto? L'unico modo per determinare la specie del grillo è quello di esaminarlo. Mi chiedo cosa facciano le persone normali a quest'ora.